Please subscribe to the Star Video 2000 channel. Thank you. Ma dove sei arrivato? A Lecce. A Lecce? E certo. Poi treno? No, ma che treno? Però grazie a Dio, bene, è andata bene. Siamo qua. Tramonto al mare. Sono a San Benedetto del Tronto. Ciao, sono Abdel, italo-tunisino, 62 anni. Avevo un sogno nel cassetto, è quello di fare la costa italiana in bicicletta. E quest'estate sono riuscito a realizzare il mio sogno. Ho percorso 5.000 km, attraversando 14 regioni e visitando più di 500 città italiane. Ho fatto la vita dei nomadi. Ho dormito all'aperto e mangiato quello che cucinavo con il mio fornellino. Niente ristoranti o alberghi, niente bar o campeggi. E credo che sono l'unico in Italia che è riuscito a fare la costa italiana in questo modo. Attraverso i miei video voglio mostrarti la bellezza del nostro paese e sensibilizzare le persone sulla sua fragilità. Clicca su iscriviti e unisciti alla mia avventura e esplora l'Italia attraverso la mia videocamera. A Lecce. E certo. Poi treno? No, ma che treno? Allora? Sempre, forse farò Calabria, di sicuro Calabria, forse anche Sicilia, Trapani, poi torno. Costo cosa? Sì. Per l'estate così. L'hai fatto qualche volta le salite? Sempre. Spesso. Però così, non... No, così no. A piedi, io l'ho fatta a piedi, quasi 10 km a piedi, spingendo. Poi mi hanno fatto scendere giù. Ma tu sei pesante tanto. Poi, sì, vestito. Sceso giù a Porto Novo e poi ho dovuto salire di nuovo 3 km. E per anche venire qua, la strada non è facile. Dopo quando sei arrivato sopra hai preso tutto in giù. Adesso però è bello, vai giù. No, poi. Adesso fino a Pescara a posto. Sì, fino a Pescara. Fino sì. A Pescara. Tu dove vai? Io vado a casa. Torno a casa. Abito a Castelfidardo, non so se conosci. No, non sono stato in questa parte. Loreto? No, è la prima volta che vengo qua. La prima volta. No, sì. Quanti chilometri fai al giorno? A settimana 400-500, bello, in bocca al lupo, bravo. In bocca al lupo a te, buone vacanze, bello, buone pedalate, belle vacanze. Finalmente a livello il mare, siamo scesi dalla montagna, dopo tutta quella salita, eccoci siamo qua, grazie a Dio. Ho spinto quasi per 10 km a piedi, a livello del mare adesso. Pedalare è facile. Pedalare è facile. Una giornataccia. Da dimenticare. Ecco il mare. Fatica. Però grazie a Dio, bene, è andata bene. Siamo qua. L'importante che siamo qua. Siamo a livello del mare. Eccolo qua.
destinazione. Là c'è. Sì. Guardate, guardate. Ah. Guardate, guardate. E si va qua. Milano. Tramonto al mare. Si dorme sulla spiaggia, mi accompagnerà rumore delle onde, onde del mare.
Eccoci qua nella nostra casetta. Il mio casco. E qua. Sono rimasto solo questi due danni. E io sto bene qua. Dopo mi cambio. Dopo mi cambio e via. Pescara! Pescara! Vers Pescara! Guardate! Cosa è scritto qua? Fermo! 13 km! Porto San Giorgio 8! Per Pescara 98! Wow! 100 km! Se parte, dai! Amici, Casa Bianca, vedete, Casa Bianca, una località, Casa Bianca, si trova dove?
si trova qua, tra Pescara e Ancona, si trova qua. Aspetta! Straordinario, Casa Bianca, tra Pescara 93 km e Ancona 54. La strada per Pescara è scorrevole, è una bella stradina. Strada statale 16, è solo pedalare e nient'altro che pedalare. Sono a 70 km da Pescara. Amici, qua sono a San Benedetto del Tronto. San Benedetto del Tronto. Che bello, mi piace il colore. Marche, Abruzzo. Sì, siamo qua, guardate che bel fiume, guardate il mare da lontano, che meraviglia, guardate qua, Marche Abruzzo. Guarda che bella vista.